Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi commenteremo insieme l'esibizione di Dargen D'Amico o Dargen. In ogni caso la sua esibizione al Festival di Sanremo, molto carina, piena di cose un po' strane. Se volete sapere quali sono state, ovviamente non dovete fare altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Personaggio veramente molto diverso dal solito, mi è piaciuto tantissimo per un bel po' di ragioni. Allora, la prima ragione è il testo della sua canzone, che un po' riflette la voglia di uscire da questo letargo che abbiamo più o meno in tutta l'Italia e soprattutto di tornare a ballare. Quanto è bello ballare, ragazzi! Ballare credo che sia una delle attività fisiche più belle che ci siano al mondo, perché unisce la musica, la fisicità, il fatto di potersi muovere ognuno in modo suo, il fatto di potersi divertire, poter scaricare le tossine, creare adrenalina, endorfine che ci fanno sentire contenti. Insomma, ballare credo che sia una delle attività più belle e purtroppo tutti quanti abbiamo risentito della mancanza dei locali, della mancanza del live, della musica dal vivo, dei concerti, di tutti quegli di tutti quei momenti di aggregazione, ma di aggregazione felice, di aggregazione gioiosa, di aggregazione per condividere e celebrare qualcosa di importante nella vita. E quindi già questo mi fa adorare questa canzone, questo brano. Poi il brano è veramente molto orecchiabile, divertente. Una cosa che ho notato è che lui, vabbè, non si è tolto gli occhiali per tutta la performance, ma in realtà adesso non so, penso che sia stato, sì, no, sicuramente sarà stato combinato, no? Sarà stata qualcosa di, insomma, di richiesto. Credo che tutta l'orchestra abbia indossato gli occhiali. Tutta l'orchestra, che mi sembrava tra l'altro divertirsi molto, perché questo brano è veramente molto molto divertente. Vi lascio il link alla performance originale nel box informazioni, in modo tale che andate a vederlo e potrete constatare che tutta l'orchestra aveva sugli occhiali da sole e si divertiva molto anche quando cantava, perché poi ci sono nella strofa delle botte risposte, no? Ed è veramente molto molto bello, mi ha entusiasmato veramente tanto questa canzone. Sicuramente non è una canzone sanremese, non è la solita canzone d'amore, ragazzi, ma è una canzone veramente che ispira gioia, entusiasmo e gratitudine da tutti i pori, per cui veramente grazie, grazie mille per questo brano. E un'altra cosa che invece non ho capito benissimo, ma penso di averla capita adesso, forse non ho seguito tutto completamente perché appunto dovendo fare i video a volte mi assentavo, però praticamente lui ha cambiato un verso di una frase di una della canzone, ha detto al posto di ciao zio Pino, se non mi sbaglio, ciao zia Mara, una cosa del genere, per qualcosa del Fanta Sanremo. Adesso io mi ricordo che esisteva il fantacalcio, il Fanta Sanremo, deve essermi sfuggito qualcosa. Se ne sapete qualcosa voi, scrivetemelo qua sotto, vi leggo tutti e vi rispondo anche, per cui insomma scrivetemi qua sotto, fatemi questa cortesia, perché sennò mi devo andare a leggere centinaia di articoli e non ce la faccio. Però lui veramente mi è piaciuto tanto come artista, non lo conoscevo. Tra l'altro credo che sia il testo sia la musica siano stati scritti insieme al mio amico G. Fazio. E se è così sono ancora più contenta, perché in effetti risuona un po' come le cose che scrive Gigi, per cui se è così sono ancora più contenta. Quindi tanti e tanti tanti in bocca al lupo a Dargen D'Amico, anzi si dice Dargen, mi sono informata, perché è l'abbreviazione di D'Argento, per cui fantastico veramente, basta, mi ha conquistato Dargen, mio miglior amico.
Quindi tantissimi in bocca al lupo, goditi questo festival e speriamo tutti di poter tornare a ballare prestissimo, ovviamente con la tua canzone meravigliosa. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore. Ballerino amore.